Nel momento del passaggio. Punto F attraverso Francesca R. 11 giugno 2023 a cura di VB. Michelle. Devi fare una domanda. Clara. Ho accompagnato nel momento del passaggio 3 persone e in tutte e 3 i casi, nel momento dell'ultimo respiro, ho percepito qualcosa che mi ha attraversato. Che cos'era? Michelle. In quel momento si può percepire il passaggio dallo stato incarnativo al non incarnativo. Quello che hai percepito è esattamente questo. Il passaggio da uno stato all'altro, pur rimanendo e permanendo il tuo corpo nell'ambiente fisico. Clara. Ho sentito proprio qualcosa che mi attraversava il corpo. Michelle. Esatto. Il passaggio dall'essere incarnati al non essere incarnati, dallo stato incarnativo al disincarnato. Clara, l'ho sentito perché ero molto vicina al moribondo, lo sente chiunque gli sia vicino? Michelle, chiunque è in grado di sentirlo e di percepirlo, a qualunque distanza. Laura, è come un'onda che si propaga oppure è come una fiammella che può attraversare una persona o un'altra. Michelle, è a seconda del grado di percettibilità dell'essere incarnato presente al momento del distacco. In quel momento la propria evoluzione permette di percepire vari stati. C'è chi è in grado addirittura di vedere la separazione dallo stato incarnativo a quello disincarnato. C'è chi percepisce un'onda, c'è chi percepisce una presenza che lo attraversa, c'è chi non vede assolutamente niente, ma riconosce che c'è un suono diverso. Devi essere proprio all'inizio del tuo cammino evolutivo, quindi nella totale non conoscenza e non percettibilità, per non accorgerti che c'è un momento del respiro che ha un significato completamente diverso. Poi, più sei in avanti nel tuo cammino evolutivo, più sei in grado di percepire. Sì, hai percepito quello. Clara, grazie. Domanda, quale corpo tra gli altri percepisce questo suono? Michelle, è una domanda interessante. Perché è solo l'unione del corpo fisico con il corpo astrale che permette l'effettiva percettibilità. Tutti gli altri corpi superiori a quello astrale vedono direttamente il momento del distacco, della separazione. Nell'ambito del piano fisico, il corpo astrale e il corpo fisico è come se collimassero e insieme si aiutassero a percepire il percepibile, senza passare uno nel campo dell'altro.